Ciao, siamo Claudio e Sergio. Meniamo il can per l'AIA tra Londra e Torino. Il nostro podcast si chiama Cerebro Tempesta e questo è un mini episodio che fa parte della serie Messaggio Vocale. Episodi di massimo 15 minuti dove vi consigliamo l'ascolto di una canzone o di un autore. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, ciao. Buonasera, siamo Claudio e Sergio, questo è Cerebro Tempesta e stiamo registrando la seconda puntata dello spin-off Messaggio Vocale. Una rubrica molto particolare che parte con l'intento di consigliare l'ascolto di alcuni brani, alcuni dischi, alcuni autori che potreste nel frattempo aver dimenticato. Non ci filosofeggiamo troppo attorno, andiamo dritti al punto e cerchiamo di raccontarvi il perché siamo particolarmente affezionati ad una canzone, un autore o un disco. Questa sera il mattatore sarà il nostro caro amico Claudio, che ci ha preparato una chicchetta delle sue. Eccomi qua, poi ti racconterò magari un giorno, ma forse te l'avevo già detto, che cosa in gergo familiare, chicchetta, che cos'è? L'ho detto apposta. Ok, benissimo. Per darti un po' di nervo, per darti un po' di entusiasmo, ecco. Guarda quel nanosecondo di silenzio che ho avuto, ricordi. Allora, bene, oggi tocca a me consigliare qualcosa. Io ho apprezzato molto, tra parentesi, il tuo consiglio, Sergio, volevo dirtelo di persona così, la scorsa volta su Arnaud, perché poi sono andato ad ascoltarmelo e confermo che probabilmente non mi era completamente nuovo come pensassi, ma mi era nuovo, insomma, Charlatano o come si pronuncia, e ho apprezzato molto, ti ringrazio del consiglio, veramente un gran bell'album. Grazie Claudio, grazie Claudio, spero che anche gli ascoltatori facciano il tuo stesso percorso e ci facciamo poi sapere cosa ne pensano. Gli è piaciuto oppure no. Sì. Esatto, colgo l'occasione per dire che abbiamo aggiunto nelle descrizioni anche i link alle canzoni che citiamo, così insomma, speriamo di aiutare un po', insomma, anche l'user experience in questo caso. UX. Bene, io oggi, come abbiamo già detto in precedenza in altre occasioni, consiglio un po' la cioccolata, che significa insomma consigliare qualcosa di un po' scontato, no? Che è buono perché lo conoscono tutti. Non vado a ricercare qualcosa di particolare e consiglio una canzone che si chiama Sei minuti all'alba di Iannacci, quindi insomma. Ovviamente è un cantautore famosissimo, e conosciuto da praticamente tutti. Forse, ma non lo so, se le generazioni più recenti, ma mi piace pensare che lo sia. Credo, mi è partito quasi un applauso spontaneo quando hai fatto questo nome. Credo che anche le generazioni precedenti, insomma, lo conoscano comunque troppo poco o solo per una piccolissima fetta della sua produzione. Sì, è vero anche quello. Sei minuti all'alba è un album del 1966, quindi tra i primi di Enzo Iannacci. Non è probabilmente tra i più famosi, ma consiglio appunto la traccia omonima, la prima traccia di apertura dell'album. 1966, quindi Enzo Iannacci ha scritto questa canzone e questo album una ventina d'anni dopo appena, insomma, la fine della Seconda Guerra Mondiale. E la vicinanza quindi non solo temporale ma anche emotiva a quegli eventi è molto tangibile, perché parla della fucilazione di un disertore da parte dei fascisti. E perché Iannacci ha sempre dedicato questa canzone a suo padre, che era un partigiano. E io appunto consiglio l'ascolto o lo riascolto, primo perché la considero un'opera d'arte, veramente una canzone toccante sia a livello di testo che a livello di musica.
c'è questo suono di tromba che persiste un po' per tutta la durata della canzone, e che sembra un po' riprendere alcune note del silenzio, che è quel motivetto che cantano, insomma, o meglio suonano a livello militare, o se siete, per esempio, abitavo una volta vicino a una caserma di carabinieri a Torino, e tutte le sere alle 11 spaccate partiva questo motivetto per insomma dare, no, il via alla notte. E insomma c'è questo motivetto un po' ripetuto di sottofondo, che prende a seconda dei momenti sempre più evidenza o meno, ed è appunto un'opera d'arte sia a livello di testo, di emozioni e di musica. E vi chiederete magari, magari è un'opera d'arte per te, magari non è un'opera d'arte oggettiva, e volevo semplicemente, sai, quando si parla di questioni di gusto personale, apro solo una parentesi, perché io semplifico così: quando sono davanti a un'opera, che sia deliberata o meno, perché l'arte potrebbe anche essere casuale, ma riconosciuta come tale, se suscita emozioni, per me è un'opera d'arte, qualsiasi emozione si parli, ecco. Tu cosa ne pensi di questo, Sergio? Così, prima di andare e poi tornare alla canzone. Ah, non potrei essere più d'accordo di così. Ah. Era un secondo applauso spontaneo che mi è sgorgato dal cuore. Addirittura. E quindi, detto ciò, chiarito un po' cosa intendo io per opera d'arte, cosa si intende per opera d'arte, Sei minuti all'alba di emozioni ne è veramente pregna. Iannacci parla degli ultimi strascichi di vita di questo disertore, gli ultimi sei minuti prima di essere fucilato, quindi sei minuti alla fucilazione. E la costellazione proprio di sensazioni, visioni che Iannacci suscita in questi quattro minuti è veramente, veramente impressionante. È una canzone un po' in dialetto, anche un po' milanese, non tutta, comunque si capisce benissimo, ecco, ma trae un po' ovviamente c'è il filone di Iannacci, no? di cantare in milanese, ne ha fatte tante altre. Di questo genere, e quindi insomma questo ricalca un po' quella tipologia, ecco. Una nota personale: io mi ricordo di aver sentito questa canzone dal vivo, ero a un concerto di Iannacci parecchi ormai anni fa, ero con mio padre, ecco, durante un concerto appunto di Iannacci, e me lo ricordo bene perché lui, Iannacci, suonava anche col suo figlio, che è un grande talentuoso musicista polistrumentale, che suonava la fisarmonica, il pianoforte, era sempre lì che cambiava strumento, veramente, veramente impressionante, tecnica stupefacente, e mi è sempre rimasta impressa nei ricordi questa commistione tra me, mio padre, Iannacci e suo figlio, questo incrocio, ecco. Quindi c'è anche un po' questa idea personale che mi torna alla mente. E la seconda ragione per consigliare questa canzone, se mai ce ne fosse bisogno, insomma, di un'altra motivazione, è un po' la condizione di revisionismo, ecco, revisionismo che c'è in Italia, ma non solo, ma ovviamente io, essendo italiano espatriato, assisto un po' da lontano e forse con più distacco e lucidità, ecco, a certi toni, certi cambiamenti che si percepiscono e che si vedono, ecco. E sono a distanza di 80 anni, voglio dire, sentire certe frasi, tipo tutti i morti vanno rispettati, o onore tutti da entrambi le parti, ecco, io onestamente voglio rivendicare il fatto che non ci sono morti tutti uguali in quel periodo storico. Ci sono stati morti che si sono sacrificati
per i valori di libertà e umanità che abbiamo oggi, e altri che sono morti nel tentativo di rendere queste altre persone schiave, assenti, schiacciate, soffocate, uccise, non solo a livello fisico ma anche a livello dell'anima e del vero senso di essere umani, ecco. Un po' come diceva Iannacci, ho letto che a volte introduceva questa canzone con le parole tipo: vorrei dedicare appunto questa canzone a mio padre, è importante ricordare, visto che oggi c'è chi confonde la Repubblica di Salò con la Repubblica di San Marino, ecco, quindi faccio un po' eco a queste sue parole. E concludo dicendo che a distanza di 80 anni, ecco, come mi ricorda un po' il prete alla fine di Roma città aperta, no? Possiamo affermare con vigore che anche se alcuni volevano rubare lo spirito di queste persone che si sono sacrificate, invece hanno preso loro solo il corpo, ecco. E ci rimane questo capolavoro di canzone a ricordarci determinate cose che non ci dovremmo proprio mai dimenticare. Bene, e terzo applauso che della puntata, anche questo molto 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 sentito. Per quanto possa valere, non posso che concordare sulle tue affermazioni, soprattutto dal momento in cui vengono relativizzate rispetto a determinati momenti storici che insomma non ho avuto la possibilità di vivere in prima persona, però insomma di cui ancora oggi abbiamo il riverbero sulle coscienze, ce l'abbiamo ancora molto 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 presente, e spero che questo duri ancora per del tempo. Sicuramente il bagaglio che viene restituito da canzoni come quella che hai presentato, che hai consigliato questa sera, è molto molto importante, e questo secondo me avvalora ancora di più la tua precedente affermazione relativo alle opere d'arte, no? Che quindi hanno anche questa capacità di fare un po' un eco su determinati concetti che insomma è giusto, importante non accantonare, non dimenticare, anche se i tempi sono cambiati, esatto. Se le condizioni sono evolute, quindi secondo me il tuo discorso è del tutto è completamente completamente centrato, insomma molto molto veramente molto interessante. Bene, quindi insomma già dalla descrizione potete cliccare il link e ascoltare questa canzone. Suggerirei di mettere anche un link al testo con sì, relativa traduzione, diciamo così, perché effettivamente ci sono molte parti in milanese, quindi sono diversi intercalare, sì, che effettivamente magari può essere un po' ostico, insomma, riuscire a comprendere appieno il senso, il significato della canzone. Devo essere sincero, anche se geograficamente non arrivo da una zona molto lontana da Milano, alcune parti mi sono un po' scure, ecco, quindi mi sono dovuto far aiutare da un traduttore. Bene. Ricordiamo che siamo insomma su tutti i social più importanti, si può dire. Siamo su Facebook, Twitter /XX, Instagram, bravo, e abbiamo un sito cerebrotempesta.it, e ci potete scrivere su info@cerebrotempesta.it, e basta, direi. No, abbiamo altro? No, non abbiamo altro, però sì, poi magari tutti i più grossi distributori di, esatto, podcast ci trovate, insomma. Esatto, più di così vi veniamo a trovare a casa. Scriveteci per insomma qualsiasi motivo, lo leggeremo con piacere. Grazie. Grazie a tutti. Ciao. Grazie per averci seguito fin qua. Ci potete contattare su info@cerebrotempesta.it. Potete trovare le nostre puntate su qualsiasi distributore di podcast o sul nostro sito www.cerebrotempesta.it. Le fonti sono nella descrizione degli episodi. Arrivederci alla prossima. Comunque vada.